Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. Si parte subito in battaglia perché tra la scorsa parte e questa ero andato a curarmi Pokémon, avevo approfittato per curarmi appunto Coromon. E tornando al punto dove ci eravamo lasciati, nell'erba alta, nella pluvio palude, ho trovato un Drupal. Un Coromon che non avevo mai trovato, quindi ho deciso di iniziare la registrazione proprio da qui, perché tanto manca pochissimo ad arrivare dove eravamo noi. È un tipo spettro, ok. Ed è da catturare ovviamente. Questo non gli fa molto danno, vero? Nemmeno il fulmine. Però il fulmine ha paura che lo shotti in realtà. Facciamo morsa. Vediamo quanto danno prende. Strato appiccicoso, diminuisce la velocità. Ok. Ah, si è aperta una ferita sanguinante. E usa sonde. Questa è pericolosa, eh. Questa è molto pericolosa. Cambiamo Coromon. E mandiamo qualcuno che possa tankare bene come Aroara. Vai. Ombreggiatore. Questo ci avrebbe fatto molto male. E con lui possiamo usare un graffio. In teoria non dovrebbe ucciderlo. Sì, infatti è anche resistente a graffio. Perfetto. Lui ora cosa usa? Saliva appiccicosa. Ci diminuisce la velocità di nuovo? Sì, di molto. Graffio di nuovo. Lui usa morso, va bene. Ottimo. Vita rossa ed ora possiamo catturarlo. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale e di condividere il video con tutti coloro a cui potrebbe piacere questo tipo di gioco. In generale tutti coloro a cui piace Pokémon potrebbe piacere questo tipo di gioco. Ok, è uscito dallo spinner lui. Male. Non me l'aspettavo. Vita rossa, dai, su, entra. Chissà se era raro questo Drupal. Preso. Sì, voglio assolutamente vederlo nel sommario. Allora, ha più attacco fisico. Ok, molto bilanciato in realtà, come Coromon. E non comune, infatti. Allora, livello 19, morso, saliva, appiccicosa, sonde e ombreggiatore. Ok, ombreggiatore l'ha imparata anche il nostro Lunar Pup. Perfetto. Vogliamo tenere ovviamente Drupal. Non vogliamo dargli il soprannome e lo invieremo al deposito Coromon. Un po' di punti esperienza gratis per tutti. Bene così, proseguiamo. Vedete, ero praticamente qui. Ero praticamente arrivato. Ho tagliato anche un paio di funghi, già che c'ero. Ed ora siamo pronti per proseguire. Eccoci. Allora, non possiamo andare lì su. Quindi dobbiamo proseguire per forza in questa erba alta, molto minacciosa. Ah, con due Lampyre. Questi potrebbero darci un po' di esperienza, quindi io direi di mandare magari. Beh, potrebbero darci un po' di esperienza, ma potrebbero anche farci molto male. Mandiamo Digmow. Multisciami, ecco, questo ci diminuisce la precisione, non va bene. Mannaggia lui. Molti sciami. Due drop della precisione. Voglio dire, ragazzi, fuga. Se possiamo fuggire, fuggiamo. Sì. Due drop giganti della precisione. Meglio andarsene. Ok, possiamo passare di qui. Bisol. Contro Bisol posso usargli un bel morso velenoso. Api velenose ci usa lui. Basta che non ci avveleni. Avere api velenose avvelenerà nel prossimo turno. Prossimo turno che non ci sarà. Beh, parecchi punti esperienza, eh? Obiettivo sbloccato, probabilmente quello delle vittorie. Delle 10 vittorie, vediamo, eh. Essenza inebriante, va bene. Aspetta, lì c'è un fungo. No, scomparso. Quello però sta per maturare. Aspettiamo un attimo qui, mentre prendiamo la conquista. Ecco fatto. Ho fatto anche il livello dell'allenatore, mi sono preso questo strumento qui. Mentre allenavo appunto il mio Lunar Pop. Dai, forza, fungo, bravo. Fungo la menta, ok. Torta PS M2, frammento di fenice, spinner 2. Beh, niente male. Niente male davvero. Proseguiamo nella palude. Per adesso è abbastanza lineare.
che però abbiamo un allenatore. Allora, diamo un frutto al nostro buzzer. Oggetti. Guardate quanti ne ho, frutto giuba. Li avevo piantati, ero andati anche a raccoglierli, giustamente. E ho visto, ho notato tra l'altro, che le piante crescono con una velocità differente. I frutti dell'esperienza che ho piantato insieme ai frutti giuba non erano ancora cresciuti, erano ancora a metà. Allora, io vorrei prendermi questo fungo appena spawna. Già che ho aspettato qui. Dai. Uno, due, no, niente, non ce l'ho fatta. Fungus, ok, ottimo. E dai, andiamo con Buzzer. Come osi ostacolare la mia visione di questo magnifico fungus? Beh, ma te l'ho anche fottuto sotto il naso, Alan. Quindi, boh. Ah, Taddle. Mi dispiace per te, Taddle. Puoi anche usare stoicismo, ma non ti servirà a nulla. Colpo di fulmine ti secca sul colpo sicuro. Ok. Poi un altro Tattle. Con un modificatore, tra l'altro. Beh, addio, Taddle. Nube tossica, molto veloce, eh. Mi ha avvelenato? Oh, stronzo, eh. Ecco fatto. E poi lo sostituiamo, Buzzer. Ah, Lunar Pup ha risvegliato parte del suo potenziale. Tiriamo su. Attacco speciale. Pie e velocità. Fibio. L'evoluzione di Taddle. Ok. Non posso mandare Digimon per fare Shippo perché probabilmente morirebbe con un attacco di tipo acqua. Come questo, per l'appunto. La precisione è diminuita, però colpo di fulmine arriva e Fibio ci saluta. Niente, qua Buzzer è stato l'MVP della partita. Livello 25, giustamente, ha pure risvegliato il suo potenziale. Andiamo ad aumentare i PE, qua è fondamentale, e la velocità. Tanto l'attacco speciale ce l'ha già altissimo. Lunar Pup livello 19. Sono venuto qui per ammirare e ottenere dei fungus, non per combattere. Avresti dovuto pensarci prima. Ok, ora sappiamo che dopo 3 lotte vinte, 4 in realtà compresa questa che abbiamo già fatto, il nostro buzzer si toglierà il veleno da solo, quindi basta metterlo in panchina per un po' e poi arriverà. Allora, questo sta per maturare di fungo, anche quello lassù sta per maturare in realtà. Andiamo a prenderlo, eh? Speriamo di non essere beccati da quell'allenatore mentre lo facciamo. Perché qua ci sono un po' di funghi che possiamo prendere. Se siamo veloci. Dai, su. Spawnate, funghi. Ah, manca ancora un po', ok. Oh cielo, sono troppo felice che non mi hanno assegnato all'area accanto al portatasso. In quell'area non ci vive nessun Taddle. I Taddle sono utilissimi a controllare la diffusione del fungus. Vai, si parte. Ok, abbiamo 10 secondi in realtà per prendere da quando spawnano, quindi possiamo farci tranquillamente la nostra scampagnata qui e prenderci fungus. Qui sotto non c'è nulla, però c'è quello strumento che andrò a prendere. Là ce n'è uno che ha spawnato, ma lo lasceremo lì. Prenderemo quelli che sono qui. Eccoli. Fungo alla menta. Dai, su forza. Spawnate anche voi due. E poi ce ne andiamo. Fungo alla menta. Ok, qui abbiamo un altro fungo che forse riusciamo a prendere. Sì, fungo Zen. Ottimo. Fungo Zen serviva anche per la missione, se non sbaglio, quella di Velma. Qui possiamo a questo punto prendere addirittura questo strumento, Torta Focus, niente male, e tornare qui per il fungo. Ottimo, fungo Zen. Ok, proseguiamo. Strumentino invisibile? No. Salve. Dove mi trovo? Chi va là? Questa si era addormentata. Stai bene? Sì, è solo che questi fungo zen mi fanno venire tanto sonno. Credo che mi serva qualcosa per svegliarmi. Una battaglia. Ok. Chi manda in campo? Goslow. Tipo elettro, quindi vai. Digmo, Shippo è tutto tuo. Ci servono soldi, eh. Abbiamo visto che i soldi possono potenziare letteralmente i nostri Digmo, i nostri Coromon. Colpo di fulmine non ci fa nulla, basta che non ci paralizzi.
E andiamo di scippo. 324, niente male. Lui userà forzatore, non è un problema. Tanto poi con un solo attacco lo mandiamo giù questo. Ottimo. Altro rafforzatore, va bene. Finché continua a non farmi danno, per me è ottimo. E andiamo di scippo d'oro di nuovo. Perfetto. Disabilità. Mi disabilita scippo d'oro. E tanto ormai l'ho usato, quindi sì. Sabbia mobili. E addio, Ghostlime. Si è potenziato due volte la difesa. Per me lo shotta comunque, sì. Ok. Butterbeat al 25. E ha imparato pugno di precisione. Continua ad essere fisico. Cioè, io ho questo Pokémon potenziato l'attacco speciale per niente. Normale. Colpisce il nemico nel suo punto debole. Con la possibilità di aumentare la probabilità di colpo critico di uno stadio. Beh, al posto di pugno volante. O meglio, pugno propulsore. Direi che è un buon upgrade. Sì, dai, vai. Togliamo pugno. Anzi, togliamo colpo. Serve più niente colpo. Mettiamo pugno di precisione. Vai, abilità. Chi è? Ah, Sand Scale. Contro Sand Scale. Direi di cambiare Pokémon una nostra volta. Squadra. E vai, Fiddly. Umidificatore. Le mosse di tipo acqua ora sono potenziate al 50%, vi ricordo. Colpo di fango non ci fa nulla se non abbassarci la velocità. Ma noi usiamo spruzzi. E addio, Sandscale. Ah, non muore. Ma spruzzi è. Ah, è speciale spruzzi. È spruzzo che è fisico. Sì, però anche loro con questi nomi. Usiamo Graffio, va. Perché vi ricordo che il nostro Fiddly ha un attacco fisico altissimo, ma attacco speciale in realtà nella norma. Vai, di Raffio di nuovo. Si continua a diminuirci la velocità, sto infame. Ok. Lunar Papa al 20. Blitzbird. Prima volta che lo vediamo lui, chi è? Tipo ghiaccio, ok. Resiste a questi attacchi lui però. Non abbiamo ancora un Coromon di tipo fuoco che possa tenergli testa in maniera efficace. Quindi mandiamo Buzzer. Mandiamo Buzzer. Con Fulmine dovrebbe fargli male parecchio. Permafrost. Cacchio. Fatto parecchio male. Però dovrebbe mangiare il frutto, sì. Ok. E andiamo di colpo di fulmine. Questo gli fa male indipendentemente da super efficace o meno, eh. Ragnatela di ghiaccio. Diminuisce la velocità. Sì, diminuita di molto. Subisce gli effetti dell'avvelenamento. Mannaggia. Usiamo un altro colpo di fulmine. Permafrost. Questo mi fa male. Ok, un colpo critico? Niente. Qua ora è da sostituire, altrimenti muore. Rimandiamo dentro. Possiamo andare dentro Arara. Vai. O Aruara, appunto. Là, è stato confuso, infame. Vabbè, noi usiamo Graffio e dovrebbe andare bene così. Ok. Che fortuna. Io odio perdere. E mi sveglia ancora di più vincere. Ancora di più dal vincere, ok. Va bene. Allora, abbiamo dei funghi qui. Nope. Che la palude si dipana in maniera abbastanza non lineare ora. Diamo un'occhiata meglio in giro, eh. Passiamo qui sopra. Ah, che non si può passare sopra. Ok, va bene. Va bene, quindi di là si va per andare avanti, immagino. Io però ho bisogno anche di curare il mio buzzer. Tanto che abbiamo una conquista. Scopri 40 specie di Coromon. Ok,
Siamo anche saliti di livello, quindi abbiamo 3 Spinner Spettro. Ok. Cacchio, un Pokémon selvatico. Bello! Bello lui! Spettro, immagino, sì. Purghi. Ok, un pugno propulsore non dovrebbe buttarlo giù mai nella vita, ma anche un pugno di precisione in realtà, perché dovrebbe resistere alle mosse normali. Beh, usiamo un pugno propulsore, dai. Infatti non lo butta giù manco per niente. Confusione? Ci confonde? Sì. Usiamo quindi pugno di precisione. Buono. Artigli ferini. E un altro pugno propulsore che non dovrebbe shottarlo ma mai nella vita. A meno che non faccia brutto colpo. Ok, buono. E qui si cattura. Artigli ferini, no, non mi fanno nulla. Oggetti, usiamo uno spinner normale e andiamo. Ma è bellissimo tra l'altro questo Purghi. Preso. Buono. Sì, voglio ovviamente controllare il sommario. Buoni attacco e attacco speciale, eh. E anche velocità non è male. Questo è un altro attaccante interessante. Comune, rarità comune, quindi niente. Non è raro. Artigli felini, vediamo. Graffia il nemico da 1 a 3 volte, infliggendo danno pari al 15% dei PS attuali del nemico. Quindi non può mai uccidere. Confusione, genera confusione. Colpo invisibile, c'era anche il nostro Lunarpup. E concentrazione la conosciamo. Ritiro tattico. Ok, quando il Coromon si ritira nello spinner ripristina il 25% dei suoi PS, va bene. Teniamo ovviamente Purghi. E no, gli diamo un soprannome. Non diamo poi il deposito Coromon. Altro obiettivo sbloccato. Ovvero. Ma dai però! Ok, un altro Purghi. Un altro Purghi a cui si fa fuga però. Via. Allora, vediamo questa conquista. Perfetto, ogni 5 Coromon catturati, va bene. Ora abbiamo due Pokémon confusi davanti, direi di dargli una pausa, mandando davanti. Lunarpup forse ha ancora bisogno di un paio di livelli in più per fare qualcosa di interessante. Io qui posso spingere questo tronco a quale pro? Oh, facciamolo. No, non ho capito. Ma vabbè, dettagli. Entriamo in questa casetta. Anche nel bosco c'era una casetta in cui ci veniva data una missione speciale particolare, vi ricordate? Che non l'abbiamo ancora completato. Quest'anno gli esploratori stanno facendo un ottimo lavoro a mantenere la palude così carina. A tal punto che quest'anno io riesco a concentrarmi sulle mie passioni, cioè mangiare i meravigliosi e deliziosi frutti. Guarda un po' questi bocconcini, non sono perfettamente maturi? Ha ricevuto frutto tema per 2. Riduce il danno quando il Coromon viene affetto. Ok. Riduce il danno di un attacco super efficace. Va bene. Quest'anno gli esploratori stanno facendo un ottimo lavoro. Va bene, ok. Allora, diamo un'occhiata anche in questa cesta. Mossa istantanea. Posizione da sonno. Qui piantiamo un po' di frutti che probabilmente non andremo a raccogliere mai più. Piantiamo questi frutti giuba. Perché sei all'interno della palude, quindi va bene. Cioè. Ok, è un frutto mul. Dai, via. Piantiamo anche questi due frutti mul. Però il frutto mul in realtà non è male. Teniamolo, va. Piantiamo un frutto del cavolo, che tanto non ci interessa. Ecco questo, frutto deep, via. Ok. Possiamo prendere qualcosa in casa sua? Strumento invisibile? Sì, qui sì. Torta PS large. Ok. Perfetto, usciamo. Niente, questo tizio non ci ha dato una missione, ci ha dato solamente dei frutti. Il tronco è tornato come era prima lì, quindi non penso serva a qualcosa. Però qui abbiamo un frungo. Trebizor? Ok. Assaggerete l'ira di spruzzo.
Fortissimo. 27. Api velenose. Ok, devo sostituirlo, altrimenti verrà colpito da veleno. Ma a dire la verità, qui a questo punto so anche fuggire. Non ci interessa più farlo. E niente, i funghi sono morti. Però qui ne abbiamo altri da prendere. Quindi aspettiamo un secondo e prendiamo questi. Eccoli. Fungo sinistro. E fungus. Perfetto, ora sappiamo che per proseguire dobbiamo andare da questa parte. Oh, guarda un po'. Fungo Zen. Ok, vediamo un po'. Allora, sopra si esce, vero? Sì. Si esce da questo stadio. Prima voglio completarlo, quindi andiamo qui sotto. Mentre aspettiamo che questo fungo si rigeneri, direi di usare una torta M su Buzzer. Ok. E una torta Small su Fiddly. Per poi rimettere Buzzer davanti. Ecco qua. Ah, mentre sei in pausa i funghi marciscono. Ok. A meno che forse tu premi questo. No, niente. È proprio il menu normale. Io a questo punto aspetto un attimo. Prendo anche questi funghi qui. Eccoli, un fungo sinistro. E questi qua su. No, questi ci mettono troppo tempo. Andiamo avanti. Salve, Melissa. Hai sentito? Qui in giro ci sono dei Taddle con un tratto unico. Consente loro di usare il fungus come se fosse una torta PSXL. Se troverai abbastanza fungus, in pratica avrai una fornitura limitata di torta PS gratis. Sì, solo per i Taddle, però. E di Taddle io qui non ho incontrato nemmeno uno, comunque. Non per dire, però. Cioè, esiste un Taddle qui dentro? No, esistono due Lampire. Che non fremo dalla voglia di affrontare, sinceramente. Però con Buzzer potrei. No, dai, fuggiamo. Fuggiamo e andiamo su. Perché non so ancora quanto manca alla fine di questa palude. Potrebbe esserci un altro stadio, appunto. E non posso permettermi di stare in giro troppo tempo a caso a combattere leggendari. A combattere selvatici, vuol dire che leggendari. Allora, di qua si scende semplicemente, ok. Quindi andiamo prima su. Ghostlime, ok. Ghostlime è di tipo elettro, da quello che sappiamo, sì. E noi non abbiamo attacchi per ucciderlo, quindi fuga. Per ucciderlo in un colpo, intendo. Dai, però. Quanti selvatici. Mentre Beasle può essere forse ucciso da un colpo di fulmine. Vediamo, eh. Oltre a darci un bel po' di punti esperienza. Vai. Quasi. Quasi davvero. Beh, usiamo un altro colpo di fulmine. Ottimo. E possiamo prendere questo strumento. Frammento di fenice, niente male. Revitalizzante fa sempre comodo. Qui sopra non c'è nulla, davvero? Ci sono solo funghi? Sì. Solamente funghi. Qui non posso scendere. Ok. Strumentino no. Qui però stanno per maturare decisamente alcuni funghi, eh. Qui stanno per maturare un bel po' di funghi. Aspettiamo un attimo qua e prendiamoci questi funghi. Guarda lì. Fungo sinistro. Poi maturerà questo. Vai. Fungo alla menta. E poi questi qui sotto. Facciamo un bel po' di funghi qui, così almeno poi avremo anche la missione di Velma completata direttamente. Vai. Uno. Due. E quello di là non riusciremo a prenderlo, ma prenderemo questo. Tre. Ok. Strumentino qui sotto. Foglia. Scusa, cosa fa foglia? Prima volta che la vedo. È qui, eh? Nelle torte? No. Sarà negli oggetti posseduti? No. Sarà in altro? No. Sarà qui dentro allora. Foglia. È un abbigliamento? Sì, ok, è un cappello.
Va bene, ok. Questo sta per spawnare di fungo. E se non sbaglio, il fungo giallo non l'abbiamo ancora preso, quindi prendiamolo. Dai, spawna. Fungo dolce, appunto, ci mancava. E da qui possiamo proseguire solamente in alto. Con un'allenatrice. Allora, diamo il frutto al nostro buzzer. Frutto giuba, dai. Però a questo punto direi mettere davanti Arora. Aruara, volevo dire. Vorrei allenarlo un po'. Gira una voce. Hai provato a portare qualcosa di dannoso nella pluviopalude? Finché ci sarò io qui non permetterò alcun danno ecologico. Vergognati! Stai calma. Tanto hai tre Pokémon, quindi ti scippo. Bello! L'evoluzione di Lunarwolf. Peccato che gli allenatori la maggior parte delle volte ti spoilerino l'evoluzione dei Coromon. Ma va bene comunque. Cambreggiatore ci farà male, eh. Non così tanto in realtà, buono. Palla di neve. Noi gli abbiamo fatto più male ed è pure stato abbattuto. Altra palla di neve. Suona un po' male dire che è stato abbattuto un cagnolino, però vabbè. Cambreggiatore. Addio. Buono. Oh, e Lunar Pop si evolve proprio in questo momento. Ottimo. Dai. Eccolo. Lunar Pop si è evoluto in Lunar Wolf. Ha risvegliato parte del suo potenziale. Tiriamo su attacco speciale, velocità e PE. Ehi sì? Tipo elettro, perfetto. Digmo. Lo scippo è tutto tuo. Scarica elettrica. Mi fai nulla. Anche se hai un attacco speciale altissimo e scarica elettrica toglie tantissimo. Io qui ti fotto questi 329 gold. Il che vuol dire che avremo 987 gold da questo scippo. Praticamente una possibilità in più di cambiare l'abilità di un nostro Coromon. Grazie a questo shippo, oltre ai soldi che prenderemo dall'allenatrice normalmente. Faccia interiore, va bene. L'attacco speciale e la difesa speciale sono aumentati, ma io ti attacco con un attacco fisico di tipo terra e tu muori. Se la vi... Capito, Essie? Aroara al 26. Taddle, tipo acqua. Ok. Questo potrebbe farmi male, quindi cambiamo Pokémon anche noi. E mandiamo Butterbeat. Vorrei che si evolvesse prima o poi questo Butterbeat. Usiamo pugno di precisione. Nube tossica, aia. Ci avvelena. Pugno di precisione proprio dovrebbe fargli abbastanza male. Esatto. E aumentiamo anche la nostra probabilità di colpo critico. Usiamo un altro pugno di precisione. Stoicismo, ok. Non ha usato un effetto critico. Non ha fatto un colpo critico. Peccato. E a questo punto useremo un semplice pugno volante. Anzi, ancora un pugno di precisione. Consuma comunque meno punti energia di pugno volante. Questo ci fa male? Ok, non così tanto. Però ci abbassa la precisione. Noi comunque riusciamo a fare il pugno di precisione. Va bene. Ok. Altro obiettivo sbloccato. Beh. Almeno il tuo Coromon si è fatto male. Spero che tu abbia imparato la lezione. Ma che stronza questa, ma scusa. Ma avete sentito cosa mi ha detto? Non possiamo mettere in pericolo i super funghi profumati. Vergogna, ma io non ho fatto niente. Quanto sei idiota. Allora, ricercatore durante i sconfitti, fa evolvere 5 Coromon. Perfetto.
Perfetto, siamo anche saliti di livello ben due volte, quindi abbiamo una torta PSM, anzi tre torte PSM, tre spinner dorati. Bene così. Funghetto, fungolamenta, ottimo. Ed ora si può andare in giù o in su? Immagino che in su si vada avanti, come è sempre stato, quindi andiamo prima in giù. Drupal. Allora, infatti non abbiamo mosse super efficaci contro di lui, direi di fare semplicemente fuga. Ok, scendiamo. Altra allenatrice, vediamo come sono messi i Pokémon della nostra squadra. Non malissimo in realtà. Quindi hanno ancora tornato tutti i frutti, quindi possiamo andare così. Vai. Yo, hai visto anche tu? Credo che i fantasmi di Paubury si stiano trasferendo a questa palude. C'è una vecchia superstizione che dice che le battaglie spaventano gli spiriti infestanti. È follia, ma vale provarci. Va bene, Sage? O Sage? Purghi. Contro Purghi potrei effettivamente provare a fare Scippo. Quindi squadra. Digimon, manda. Non mi sembra un Pokémon in grado di fare troppo casino, Purghi, ok? Artigli Ferini, vediamo quanto danno mi fa. Non tantissimo, c'è spazio per uno Scippo. Ok, 3-3-3. Quindi arriveremo a 9-9-9. Colpito due volte. Belle anche le animazioni che sono diverse dai vari colpi. Artigli Ferini. Ora il mio Digimon dovrebbe mangiare il suo frutto. Eccolo che colpisce tre volte. Eccolo qua, frutto Giuba. E altro Scippo. Perfetto. Incubo. Cosa fa? La precisione è diminuita. Bene. A questo punto, squadra, rimandiamo Aruara, manda. Digmo ha fatto il suo dovere. Un altro incubo, mannaggia lui. La precisione è diminuita. Usiamo la nostra palla di neve. Colpiamo comunque. Questo dovrebbe fargli relativamente male, eh? Abbastanza, infatti. Gliene ha fatto parecchio. E morso gelato. Non ha colpito, mannaggia lui. Morso gelato. Ok. Digmo è salito al 28, va bene. Moltai. Ecco che dobbiamo catturare per completare la missione che vi dicevo prima del tizio nel bosco. È un tipo fuoco lui, ok. Quindi cambia un Pokémon. O meglio, cambia un Coromon. Lui chiama Fiddly. Vai. E gli diminuiamo pure la mossa, la potenza delle mosse di tipo fuoco. Esplosioni infuocate, non mi farai nulla. Pochissimo, infatti. E noi invece con Spruzzo ti disintegriamo in un colpo solo. Addio. Aruara ha risvegliato parte del suo potenziale, meglio Aruara, continuerà a confondermi sempre, mi spiace. Attacco fisico, Pie. E Pie, tiriamo su un po' di Pie qua. Lunar Wolf a livello 22, ottimo. E Crytek, mai visto? È l'evoluzione? Ha tipo ghiaccio. È tipo ghiaccio, quindi a me l'ha messa un po' in quel posto. Però con Graffio dovremmo riuscire a fargli comunque abbastanza male. No, niente. Facciamo pochissimo male. Lui è super efficace contro di noi. No, cambia un Pokémon immediatamente. O meglio, cambia un Coromon. Squadra. Potremmo andare Lunar Wolf. Provarlo? Dai, proviamolo. Vediamo se riesce a battere un Coromon quasi da solo. Intanto gli abbassa l'attacco. E con morso gelato ci fa di meno che a meno 1. Prima cosa. E poi possiamo usare morso velenoso. Oppure una stab come ombreggiatore. Proviamo la stab, dai. Non gli facciamo nulla. Permafrost, questo ci farà male. Colpo critico. Niente, come vedete Lunar Wolf è ancora un po' basso per questa zona. Ma andiamo Buzzer. Buzzer, volevo dire.
e usiamo colpo di fulmine. Ha delle difese altissime sto coso. Rafforzatore, ok. Tanto il nostro attacco è speciale. Vai, colpo di fulmine. Permafrost. Ok, ha mangiato il frutto giuba. Altro colpo di fulmine. E addio. Lui deve fare un pisolino. Tanto i punti esperienza continua a prenderli anche se è morto il nostro Lunar Wolf. Io resto qui se non ti dispiace. Poguri mi mette un po' troppa paura. Addirittura. Ok, siamo però vicino a Poguri se questa parla di Poguri, no? Allora, vediamo un po' di scendere qui. Lì non c'è nulla. Qui sotto non c'è nulla, però di qui ci deve essere qualcosa, no? Nemmeno. Ci sono solo una marea di funghi. Fungo zen, fungus, ok, non è fungo zen. Il tempo si ferma però quando combatte contro un selvatico. Beasle, prenditi una palla di neve addosso. Adesso lo sciotto. Quanto danno fa? Buono, abbia colpo critico, non vale allora. Però insomma, i punti esperienza non sono male. Eh sì, il tempo passa anche durante i Pokémon selvatici. Però possiamo prenderne due. Possiamo prendere anche questo fungo qui rosa. Appena spawna. Dai, su. Ok. Fungo alla menta. Possiamo scendere qui e prendere quei due funghi, a meno che troviamo dei selvatici. Ok, ho preso fungo zen. Adesso riesco a prendere anche l'altro. Ottimo, fungo piccante. E si esce di qui. Ok. Questi non ho voglia di aspettare che si facciano. E di qua potrei uscire dalla palude, effettivamente, o sbaglio. Prepariamoci all'ultima lotta. Diamo un frutto. Dov'è? Frutti. Giuba. A Digmo. E a Buzzer, ok? E anche a Fiddly. Tanto se devono usarli, li usano. Ok, e andiamo. Non sono solo un grande esploratore pluvio, ma diventerò anche un grande ricercatore duellante. Quindi se vuoi usare quella zattera per andare a Poguri, dovrai prima ballare con me. Ok, bene, ci ha quindi fatto capire che siamo alla fine della palude. Taddle. Bene, contro Taddle manderò una semplice palla di neve che lo sciotterà. Mannaggia lui con la nube tossica. È super efficace, ricordo, ghiaccio contro acqua. Buono. Subisce purtroppo gli effetti dell'avvelenamento. Lampire. Tipo elettro, bene. Digmo è tutto tuo. Scippalo. Questo ha 4 Coromon, quindi ci darà un botto di soldi. Assorbi energia, va bene. Fa abbastanza danni. Usiamo Scippo però, speriamo che lui utilizzi attacchi elettrici appunto. ...521 a botta. Direi che vale la pena fare come si dice? Scippo d'oro. In questa zona. Sicuramente. Buono così. Oh, il nostro Digmo finalmente mangia il suo frutto e poi può distruggere questo Lampire. Olè. Aroara al 27 e Lunar Wolf al 23. È sbloccato Voodoo. Infligge danno a un nemico ad un nemico a caso, compresi gli avversari non presenti in battaglia. Attacca che va sempre per ultimo. Ok, molto strano, non glielo insegnerò. Va bene comunque.
Butterbeat. Ok, si è overclockato, questa è una pessima cosa. Usiamo morso velenoso, che dovrebbe essere super efficace. Buono, addio. Risvegliato il suo potenziale, tiriamo su attacco fisico. Pie e altri pie, vai. Taddle. Ok. E contro Taddle, squadra, si manda Buzzer. Tra l'altro quel Taddle, sbaglio, è con un colore leggermente diverso. Non è che è potente lui. La precisione è diminuita. Se riesce a colpirlo con un colpo di fulmine, non c'è precisione che tenga, ma quel Taddle morirà. Vediamo, con due drop della precisione riesce comunque a colpire, ottimo. Ottimo, ottimo. Sono umiliato. La zattera è tua. 1738 gold per la vittoria. Usare la zattera è semplicissimo. Basta cliccare sul pannello di controllo e ti porterà automaticamente a Powbury. Ok, ma prima di andare vorrei completare questa palude. Quindi andiamo su a vedere cosa c'è. Ok? Tanto per scendere, per tornare giù poi è abbastanza semplice. Non dobbiamo andare nemmeno in troppa erba alta. Ok. Ah, c'era solo uno strumento su. No, però c'era anche tutta la zona. E qua si cattura, ragazzi, eh? Qua si cattura. Posso usare una cattura? Ah, posso scegliere anche chi catturare, perfetto. Però lui è avvelenato, quindi non mi conviene farlo con lui. Mi conviene farlo con Fiddly? Sì, ma andiamo Fiddly. Qua mi converrebbe catturarli entrambi. Però do la precedenza a Taddle, ok? Effettivamente avrei potuto uccidere. Ora che ci penso, avrei potuto uccidere Fibio con Aruara. Questo non è molto efficace, però dovrebbe fare comunque male. Infatti. Disintegra questo attacco. Stoicismo, ok. Ora che ti sei aumentato la difesa speciale, sicuramente non morirai con degli spruzzi, vero? Esatto. Vai, graffio. Non dovresti morire nemmeno con graffio. Perfetto, guarda. Meglio di così non si poteva fare. Comunque sì, il Taddle dell'allenatore aveva la coda blu, non gialla. Quindi quel Taddle era o perfetto o potente in qualche modo. Non era normale. Oggetti spinner, vai. Prendiamoci anche Taddle. Voglio vederlo nel sommario, sì. Non comune, tra l'altro. Standard 8, un po' una mezza sega. Fanghiglia però, un attacco che non ho ancora visto. Lancia una piccola palla di neve sull'avversario, infliggendo danni e aumentando di un livello la precisione del Coromon. Ok, lo conosciamo, ce l'hanno fatto contro molte volte. Il Coromon si concentra sulla sua mente e corpo, aumentando la sua difesa speciale di uno stadio, che è un po' una merda. Antimicotico. Utilizzando il fungus, il Coromon può ripristinare completamente i suoi PS. Ok, questa era l'abilità nascosta che ci tenevo, che ci avevano detto che ci sarebbe stata sui Taddle di questa zona. Ok. E andiamo a prendere questo strumento. Oro 650, niente male. Prendiamo anche questo fungo dolce, che non abbiamo presi molti. Ok, poi possiamo riscendere. Allora, dato che questo è avvelenato, non lo metto davanti. Mettiamo avanti Butterbeat. E potremmo usare magari una torta PS Small su Buzzer e su Fiddly.
Ok. Su Patterbit frega cazzi, sinceramente. Ok, l'altra strada che saliva era di qua, se non sbaglio. Bisognava andare lassù, vero? No, così sto tornando troppo indietro. Così sto tornando decisamente troppo indietro. La strada per andare su era più vicina, era qui tipo. Quassù, no? Però non si va da nessuna parte qui. Si va a prendere quest'altro fungo dolce, questo è sicuro. O mi sto confondendo e non c'è un altro stadio di palude? Perché qui si finisce, è ok. Proviamo a tornare indietro da qua. Lampard non ci interessa. Potremmo anzi quasi quasi abbatterlo con... Sì. Con Patterbit, con un bel pugno volante. Ah, però scarica elettrica no, ci potrebbe uccidere. Anzi, ci ha paralizzati, peggio ancora. Ok. Si è mangiato il frutto. Vabbè. A questo punto cambia un Pokémon e ammazziamolo comunque. Mandiamo Digmo. Tanto di allenatori non dovrebbero essercene più. Lui mi diminuisce la velocità. Da precisione, volevo dire. Però noi sabbia mobile. E se non fallisce... Ok, ha fallito. Elettrizzazione. Va bene. Va di sabbia mobile di nuovo. Ha fallito. La sabbia energia non ci fa paura. Sabbia mobile. Ole. Addio Lampire. Un po' di punti esperienza li hanno prese. Araora si è ripreso dall'avvelenamento, perfetto. Aroara volevo dire. Quindi rimettiamolo davanti, riscattiamo queste lotte vinte. E si può, non, cioè, non si va più su, o sbaglio? Cioè non si va proprio più su, eppure mi è sembrato di averne viste alcuni. Aver visto altri passaggi, mi era sembrato proprio. Cosa? Teraface? Spettro? Sì. Che questo è da catturare. Morso gelato. Fa parecchio male. La difesa speciale è diminuita di molto. L'attacco speciale è aumentato di molto. Graffio, non dovrebbe essere molto efficace. Ok. Folata. Questo potrebbe farci molto male, invece no, buono. Altro graffio, non fare brutto colpo, buono. E questo qui si cattura, eh. Cioè questo qui non ho idea di cosa sia, ma mi sa di raro, è la prima volta che lo becco qui dentro. E anche dal design molto particolare. Preso. Sì, voglio vedere nel sommario. Sì, senti com'è la musica top, mi sa che è raro. Ok, non comune perlomeno. Ha un buon attacco speciale, molto bilanciato questo. In realtà è molto forte in generale come Pokémon, come Coromon. Ipnonda, destino condiviso, che è destino obbligato, sarebbe. Quando il Coromon sviene, condivide il suo destino con il nemico, impostando i PS del nemico a 1, ok. Ogni movimento fallirà se usato in maniera consecutiva. Ok, molto utile questa cosa anche perché nella difficoltà difficile o massima, i Coromon che muoiono non si possono più utilizzare. Quindi avere una mossa come destino obbligato nel gioco sarebbe, o meglio, destino condiviso, sarebbe un po' una stronzata. Perché tu non puoi sapere se il Coromon avversario ti fa destino condiviso prima perché magari è più veloce e ti ammazza un Pokémon. Invece qua perlomeno te lo lascia un PS, quindi dandoti la possibilità di curarlo, di sostituirlo, di fare quello che ti pare. Cannone di vetro. Diventa un cannone di vetro, un glass cannon. Aumentando l'attacco speciale di 2 livelli e diminuendo la difesa speciale di 2 livelli. Folata. Ok, era speciale in realtà questo attacco. Il Coromon sbatte le ali e manda una potente raffica di vento verso il nemico, danneggiandolo. Solo che noi eravamo resistenti al suo, a quell'elemento. Divoratore di anime. Quando sconfigge un avversario, il Coromon aumenta la sua statistica in cui è più abile. Cacchio, questo è forte, eh. Lo tengo, ovviamente.
No, gli do un soprannome e lo invio al deposito. Questo è davvero forte, altro che. Mi dai, è servito fare questo giro indietro. Abbiamo preso un Cormon. Ok. Capisco che non fosse raro, però insomma, buttarmelo così in faccia 2 volte di fila. A questo punto ti distruggo. Ipnonda, no, non addormentarmi. Ma fa che si svegli subito. Dorme come un sasso. Beh, perlomeno recupera i piedi. Cannone di vetro, va bene. Tanto se ha solo folata abbiamo visto che non ci può fare molto danno. Mentre noi possiamo svegliarci, perfetto. Palla di neve, non ha colpito, ottimo. Ecco, il tuo attacco più 2 non mi fa praticamente nulla. E noi mangiamo il frutto giuba. Palla di neve. E ci prendiamo un bel po' di esperienza per aver abbattuto un Seraphace al livello 21, infatti. Anche se mi sa che continuiamo a prendere più esperienza. Sì, vabbè, questa però è un po' una persecuzione, voglio dire. Continuiamo a prendere più esperienza con i Beasle. Allora. Niente, mi sa che non c'è un modo di andare più su. Mi ero solamente confuso. In caso poi ci passerò io di nuovo off-screen. Ma a questo punto andiamo sulla zattera. E usciamo da questa palude, no? Poburi! Eccoci! Ehi tu, giovane, non hai per caso visto un vecchio che si era perso mentre venivi qui? Ciao, Yusef. Capelli bianchi lunghi, vesti rosse. Risponde al nome di Hugh. Ti dice qualcosa? Hugh mi dice qualcosa. Direi di no, ma hai detto Hugh? Anche io lo sto cercando. Allora dovresti sapere che è probabile che Hugh sia in pericolo. Nell'ultimo mese i fantasmi hanno completamente invaso questa città. Le infestazioni peggiorano di giorno in giorno. Nessuno ha idea di come scacciare questi spettri. E ora devono aver beccato Hugh. Ti prego, unisciti alla nostra ricerca. Certo, da dove inizio? Abbiamo una possibile pista. Dorette, la moglie di Hugh. Ho saputo che si era imbattuta in qualcosa di strano. Potresti andare da lei a controllare? Dovrebbe trovarsi nella cantina del Grande Maniero a nord della città. Ok. Intanto io continuo le ricerche, non si sa mai. Controlleremo ogni singolo angolo. Dobbiamo trovare Hugh, dobbiamo assolutamente trovarlo. Perfetto. E detto questo, questo video finisce qui. Nel prossimo episodio esploreremo Poburi e cercheremo di trovare Hugh, che a quanto pare è stato rapito dai fantasmi. Bene, detto ciò, io vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale, a commentare per non perdervi i prossimi video. Da Glacier Spear è tutto. Al prossimo video!